Gambarum. Immagine, etimo, radice del nome odierno. Simbolo acquatico tra lo scorrere eterno dell'acqua sui nostri declivi. Delle cime nei rivoli del laghetto, dalle vette nelle fontane del paese, le fontane dei miti. Quegli stessi miti resi celebri dall'abruzzese Ovidio con le Metamorfosi. E Metamorfosi è l'acqua che si cristallizza nelle alture di Gamberale e si trasforma in fiocchi di neve che incontrano i gamberi. L'acqua che si fa neve in un gioiello. 6 gamberi, 12 chele, un fiocco. Neve a Gamberale, neve a Marà. Un paese, un gioiello. Sono in crescente aumento i borghi di Abruzzo e Molise alla ricerca di un segno identitario da attestare come brand del territorio. Gamberale, crocevia tra le province di Chieti, Isernia e L'Aquila, ha fatto realizzare un monile affidandosi all'estro e alla bravura del maestro orafo Franco Cocco Palmeri. Il gioiello è stato presentato nella sala conferenze del Castello Medievale. Un momento particolarmente emozionante soprattutto per i più giovani, fautori della bella iniziativa organizzata dall'associazione culturale Ripartiamo. Questa era un'idea che già avevamo da diverso tempo, poi le vicende degli ultimi anni che conosciamo tutti ci hanno impedito di arrivare a questo risultato. Oggi è stata una bellissima giornata, credo che anche noi meritavamo, diciamo, questo premio, questo riconoscimento, se vogliamo, se così lo possiamo definire. Poi credo che anche la nostra location sia all'altezza della situazione, perché sicuramente quello che ha mostrato Frank è stato qualcosa di straordinario e di conseguenza credo io possa parlare anche orgogliosamente per tutta la cittadinanza che rappresento. È stato veramente qualcosa di emozionante. Io ringrazio tutti i ragazzi dell'associazione, in particolare Sonia, che un'associazione che è presente sul territorio da diversi anni e che ultimamente, insomma, si sta dando molto da fare per l'organizzazione di eventi. Credo che questo coinvolgimento amministrazione comunale, cittadini, associazione prenderà sempre più piede, perché è un momento particolare per Gamberale, per tutta una serie di situazioni, e quindi credo che siamo in una fase di lancio importante. Questo è stato un gesto di amore nei confronti del nostro paese e spero che dia la spinta a tutti di promuovere altre iniziative. Sicuramente ci saranno altri eventi. Io, da presidente o quasi presidente, non so se ancora lo sarò, sarò sempre pronta a mettere del mio in queste situazioni. Sono felice perché con Franco Cocco Palmeri è nata una sintonia fin da subito, e quando gli ho proposto di creare un gioiello per Gamberale non ha battuto ciglio, e oggi sono stata la prima ad emozionarmi. Partiamo da qui, vogliamo ripartire da qui, siamo pronti, i giovani ci sono, anche se da lontano daremo sempre il nostro contributo, e il nostro paesino vale tanto e va valorizzato ancora di più. La presentazione del prezioso è stata affidata al manager della comunicazione Andrea Del Castello, il quale ha risolcato la brillante carriera professionale dell'orafo di Roccaraso. Costellata di riconoscimenti importanti, Neve a Gamberale, nel dialetto locale Neve a Marar, è l'illuminazione del genius loci dell'orafo, ispirata dal simbolo di questo borgo abruzzese. È un gioiello bello perché rappresenta la neve, che è una mia peculiarità, quella dei fiocchi di neve, con all'interno 6 gamberi. Questi 6 gamberi che rappresentano appunto questo fiocco di neve. Il nome in dialetto Neve a Marar significa neve a Gamberale. Contemporaneamente alla presentazione del gioiello, anche il poeta contadino di Castel del Giudice, Carmine Valentino Mosesso, ha illustrato la sua ultima fatica dal titolo La terza geografia. Lusinghiero il suo giudizio sull'opera d'arte del maestro Cocco Palmeri. L'arte, la comunità, questi nuovi modi di stare insieme, queste comunità provvisorie che si creano intorno a un'iniziativa di questo genere, sono le infrastrutture che più servono nei paesi, cioè le infrastrutture di fiducia. È questo che mi sento di dire. Oggi costruiamo un altro pezzo di quello che sarà un ponte per il futuro di questi paesi. Al termine della serata è stato letteralmente preso d'assalto il corner in cui è stato esibito il monile, disponibile in qualsiasi metallo
e per tutte le tasche. Non mi aspettavo un apprezzamento del genere, sono veramente troppo contento e, come sì, dicevi, la nostra filosofia è quella di realizzare gioielli per tutti i tipi di tasche, perché quello che per noi è importante è che tutti possano permettersi un nostro gioiello.